Scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ascoltarli, comprenderli, accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. È una grande indicazione. Bisogna lasciarsi evangelizzare. Che cosa significa? Al di là del politically correct, che anche una certa cultura teologica, una certa sensibilità, bisogna avere un rapporto personale, perché i poveri sempre ci portano fra la realtà del Venerdì Santo e l'attesa della Pasqua di Resurrezione. Sono loro a testare, a provare la nostra fedeltà al Vangelo. Perché anzitutto il volto del povero assomiglia al servo sofferente di Isaia 53. Prima di tutto non ha bellezza, non ha apparenza per attirare il nostro sguardo. Il Cristo crocifisso non è un'immagine edulcorata, dolce, è un uomo crocifisso, torturato, sofferente, che fa fatica a pregare, urla l'abbandono di Dio, voi lo sapete, è un salmo di cui le prime parole sono riportate dai Vangeli, le ultime no, perché non ce l'ha fatta pronunciarle, ma si sciolgono in una fiducia cristallina al Padre. Ma ciò che noi vediamo prima, il povero, è come il volto del servo sofferente, è sfigurato